Allora, questo è quello che è successo questa sera. Un camion su Via della Repubblica, all'altezza della farmacia Tartaglia, non potendo svoltare a sinistra verso la stazione, ha girato a destra per fare manovra e tornare indietro. Era un'auto articolato di quelli molto lunghi. Girando e tornando indietro, ha travolto tutte le macchine che ha trovato. Ci sono ancora i pezzi di una macchina che sta qui più avanti. Macchine parcheggiate che praticamente sono state colpite in pieno e una dietro l'altra, anche quelle parcheggiate a fianco, come un domino, come un domino. Ecco, questa qui proprio completamente distrutta. Cioè il camion è arrivato in cima, qui ci troviamo alle spalle della libreria Ubik, è arrivato in cima a questa stradina, un bestione del genere, e ha travolto tutto quello che ha trovato. Adesso l'unica cosa che si sa è che è un camion rosso. Io ho visto la sagoma di questo camion che percorreva Via della Repubblica al contrario. Uno di quei camion che hanno il trattore davanti, che trainano come posso dire, quei rimorchi molto lunghi, rigidi, che sono diciamo tutt'uno, non hanno il doppio rimorchio. E quindi niente, adesso stanno aspettando i carabinieri per fare la denuncia e speriamo che attraverso le videocamere di sorveglianza si riesca a risalire a questo criminale qui.